Eccoci qua. Al solito vi ricordo di staccare l'audio. Allora, come qualcuno faceva notare, nel momento in cui io stacco la conversazione, dovete uscire dalla riunione. Questo perché? Perché la registrazione si interrompe nel momento in cui non esco solo io, ma usciamo tutti. Al momento il sistema sta avviando la fase di salvataggio di codifica del file, quindi a breve dovrebbe essere disponibile il video. Anche qui stiamo sperimentando, almeno nelle prove che abbiamo fatto, la qualità e il video finale sembra essere di ottima fattura. Quindi diciamo anche qui collaboriamo un po' tutti, quindi diciamo l'accortezza è quella al momento in cui finiamo la registrazione di uscire dalla riunione. Allora, c'erano due domande a cui mi fa piacere rispondere. Una è legata al concetto di ricostruzione della timeline. Sostanzialmente questa timeline è un modo che si mette in campo per presentare i risultati dell'analisi. Cioè l'idea è, se io mi viene chiesto per esempio in un quesito di andare a recuperare tutte le informazioni che hanno a che fare con le comunicazioni tra il soggetto A e il soggetto B rispetto, che ne so, a un ipotetico traffico di droga o di traffico di armi o traffico di qualsiasi cosa. Allora, l'analista che cosa fa? Non può semplicemente limitarsi ad acquisire i dati, ma deve raccontare a chi ci ha posto il quesito quello che è successo. E siccome, diciamo, in questo flusso di dati ci possono essere momenti in cui, per esempio, si redigono dei documenti, momenti in cui si trasmettono dei documenti, si trasmettono messaggi, momenti in cui, diciamo, si interagisce o telefonicamente o attraverso altri canali, è importante ricostruire questa timeline. Vedremo che in realtà molti dei software che si possono utilizzare allo scopo consentono di avere già, anche da un punto di vista grafico, un ambiente in cui è possibile metterla su questa cosa. Per esempio, in ambito mobile, faremo una lezione, non so come, se la faremo a distanza sarà un po' complicata, però insomma, vi faremo vedere l'interfaccia che alcuni strumenti di analisi di dispositivi mobile consentono di fare, appunto anche dal punto di vista grafico, dove c'è l'asse temporale e poi vengono riportate tutte le azioni, gli eventi che possono essere importanti riferiti a un dato dispositivo. Immaginate, quello che noi tutti facciamo con i nostri telefoni. In realtà, nel momento in cui fissiamo un istante temporale, in quell'istante temporale succedono tante cose. Io magari mando un messaggio, ne ricevo altri, mando una mail, navigo, telefono, e quindi l'incrocio di tutti questi dati può essere utile per ricostruire un evento, una storia. Addirittura col telefono si riesce anche, in alcuni casi, a geolocalizzare alcuni eventi, no? Grazie al GPS del telefono, grazie alla geolocalizzazione di Google, insomma, ci sono tutta una serie di informazioni di natura appunto geografica che possono essere catturati e estratti ove possibile e che assieme agli eventi del telefono permettono di ricostruire la storia di ciò che ha fatto quel telefono e quindi di conseguenza l'utente che lo portava con sé. La seconda domanda invece riguardava il concetto di integrità. Il concetto di integrità che io non ho accennato qui, però qualcuno di voi ha fatto bene a sentirsi le registrazioni della volta scorsa, dell'anno scorso. Il concetto di integrità riguarda appunto la fase di acquisizione, no?
Cioè io quando acquisisco dei dati devo essere sicuro che questi dati siano integri. Quindi significa che non mi devo perdere nulla durante la fase di acquisizione. Esempi possono essere il fatto che una copia di un dato digitale non vada a buon fine, che ne so, qualcosa durante la copiatura vada male. Ovviamente quando io vado a male intendo che stiamo copiando decine di giga, centinaia di giga di roba e durante questa fase per un qualche motivo alcuni dati non vengono copiati bene. Ed ecco perché si mettono in campo delle tecniche che ci consentono di capire subito dopo aver finito l'operazione se questa cosa... Sì. Non si sono caricate le slide, possibile? Perché io non le vedo più. Ancora non le ho aperte. Ah, ok, mi scusi. Perché sto rispondendo alle domande. Quindi stavo dicendo, quindi l'integrità può darci problemi quando appunto c'è un problema di copia che non è andata a buon fine, oppure quando il processo di estrazione di questi dati ha provocato un'alterazione. Sicuramente questo esempio ve l'ho fatto e ve lo rifarò tantissime volte. Quando io estraggo dati da un sistema di videosorveglianza, in alcuni casi per brevità, per urgenza, per tutta una serie di problematiche reali, concrete, non si riesce a fare una copia in senso forense, come intendiamo noi, ma si estrae una parte dei filmati registrati sul DVR, quindi sul sistema di videoregistrazione, spesso ricodificandola. No? Quindi in quel caso la copia che io vado a fare non è integra, nel senso che non è esattamente uguale all'originale. Okay? Magari in alcuni casi mi va anche bene, però da un punto di vista forense non è la miglior cosa da mettere in campo. E anche di questo, insomma, ne riparliamo a breve. Va bene, allora andiamo avanti con la lezione, se non ci sono altre domande. C'è un'osservazione in chat, vediamo cosa mi viene chiesto, se riesco a leggere. La prof conviene digitalizzare un dato analogico per avere una copia digitale evitando di compromettere il dato originale? La digitalizzazione è un processo che può giudicare una prova introducendo artefatti o rumore? Allora, diciamo, in generale noi non ci rifacciamo a digitalizzazione, cioè l'esperto informatico di solito ha a che fare con dati digitali, ok? Quindi il problema della digitalizzazione non ce lo poniamo. Se dovesse essere il caso, che ciò accada, dobbiamo mettere in campo tutte le possibili accortezze per, diciamo, perdere meno dati possibili. Vi faccio un esempio. In alcune situazioni che hanno a che fare sempre con le immagini. Faccio un esempio. In alcuni casi io provo ad acquisire il video da un sistema di videosorveglianza, ma il video si presenta in un formato proprietario. Okay? Formato proprietario che è visibile solo sul sistema, ok? E anche quando io lo esporto, quindi se io riesco a salvarmi il file o diciamo, a cercare di farmi una copia bit a bit del file video che contiene quell'estratto, in realtà io non riesco ad aprirlo. Riesco ad aprirlo perché non so, non ho il player, banalmente non ho il player. E questa situazione, è abbastanza comune, sembrerà strano, ma è abbastanza comune. Cioè il fatto che molti produttori di sistemi di videosorveglianza implementino all'interno del proprio sistema di registrazione un codec che magari è una variante banale di un codec standard, però non è standard. Quindi soprattutto se è un sistema datato, non riesco ad avere accesso dal player, l'analista si trova davanti al problema che il video lo riesce a vedere sullo schermo, ma non riesce ad acquisirlo digitalmente secondo le migliori pratiche. Allora che si può fare? Una cosa che si può fare è quella di mandare sul video il play, nel senso che tu lo riesci a fare girare nel sistema. Okay?
A quel punto catturare lo schermo, e quindi qui c'è un processo di cattura e quindi di digitalizzazione di quello che sto vedendo sullo schermo, avendo cura però di due cose. Uno, utilizzare un frame rate di acquisizione molto alto, quindi non mi faccia perdere dei frame. Due, cercando di utilizzare o un'acquisizione lossless, quindi senza perdita, o comunque con un minimo di compressione. In maniera tale che in qualche modo io mi affido a quello che il player mi sta facendo vedere, e lo acquisisco nel miglior modo possibile. Okay? In questo caso quindi sto digitalizzando un qualcosa che sto vedendo a schermo e che in qualche modo mi consente di essere quanto più diciamo, onesto possibile e perdere meno dati possibili. E questo quando vi dico che è importante che l'esperto forense sappia quali sono le linee guida e il modo di procedere, e poi caso per caso si adatti alla situazione. Per esempio, l'anno scorso ai vostri colleghi, come seconda prova in itinere, ho assegnato di acquisire dei filmati dal web, okay? Che si rifacevano a degli eventi criminosi. Okay? In quel caso, quello che è successo è che a seconda del framework del sito in cui questi video erano presenti, non è sempre possibile acquisire il file. Banalmente, anche quando vuoi acquisire dati da YouTube, in realtà YouTube di per sé non ti consente di scaricare il file, o meno, non sempre. Quindi quello che si fa è che mi affido io a dei servizi alternativi che si collegano al sito e mentre, diciamo, lo mandano in play, in realtà lo registrano. Okay? Nel valutare la prova, ho chiesto agli studenti che documentassero il modo in cui questi servizi esterni acquisivano il video, proprio perché era importante che la qualità fosse massima, che si perdesse meno possibile. Per due motivi: uno, per cercare di garantire l'integrità; due, perché, diciamo, in linea di principio a noi interessa da un punto di vista forense che il dato che viene a entrare in un procedimento giudiziario sia quanto più originale possibile, quindi meno, diciamo, contaminato. L'altro problema è che la ricodifica, quindi il fatto che un dato, soprattutto multimediale, venga ricompresso, in linea di massima potrebbe introdurre o comunque cancellare alcuni dettagli che sono presenti nell'alta frequenza, che sono proprio quelli dettagli che spesso fanno la differenza, che potrebbe inficiare poi l'analisi successiva. Quindi sta poi all'utente, all'analista, giustificare l'utilizzo di un tool piuttosto che un altro, di un servizio piuttosto che un altro, garantendone sì, con la propria, diciamo, esperienza, che quella transcodifica non abbia alterato la qualità. Ok, va bene, torniamo alla nostra lezione. Vi ricondivido le slide, se ci riesco. E così andiamo avanti. Eccomi qua. Ecco lo schermo numero 2. Ok. Perfetto. Allora, andiamo avanti. Cioè, qualcuno mi chiedeva le catene di custodia, eccola qui. Sostanzialmente la catena di custodia deve far sì che io in qualsiasi momento possa avere contezza di chi sta trattando il dato, come l'ha trattato e chi l'ha preso in custodia. In alcune situazioni, infatti, quello che può succedere è che l'esperto forense, adesso dovrebbe esserci le slide, ci siete? Andrea Errante, le vedi? Dicevo che perché questa cosa è importante? Perché
non è detto che l'esperto forense agisca in tutte le fasi, nel senso che può darsi pure che ci possa essere una situazione per cui all'interno di un'indagine un PM sequestra dei dispositivi, okay? Quindi il sequestro vero e proprio lo fa l'autorità giudiziaria e l'incarico al consulente, comprese le copie, e l'incarico al consulente venga dato solo successivamente, cioè il consulente viene chiamato per l'analisi. Quindi esistono delle copie forensi che quindi vengono consegnate all'esperto per l'analisi. Allora, in questo caso la catena di custodia è importante perché all'atto della consegna del reperto digitale ci deve essere un documento, un verbale in cui si racconta la storia, in cui si racconta che quel reperto è stato acquisito in un certo modo, è stato copiato, quindi è stata fatta la copia forense, dopodiché quella copia viene consegnata al nuovo esperto per l'analisi. Quando io parlo di consulente intendo sia CTU che CTP, nel senso che nel momento in cui diciamo, il consulente o il perito viene chiesto di analizzare qualcosa, di analizzare qualcosa. Allora andiamo avanti, man mano andiamo, cerchiamo di andare un po' più nel dettaglio. Allora, questa slide è importante. È importante perché vengono riportate quelle che sono le cosiddette cinque fasi della Digital Forensics. Se vi ricordate, la volta scorsa vi ho fatto vedere quella definizione che era nata dal workshop americano in cui si parlava di queste cose, che aveva tirato fuori una serie di fasi tipiche dell'analisi del reperto informatico. Allora, in generale, tra tutte quelle che noi diciamo essere importanti sono queste. Quindi le cinque fasi della Digital Forensics hanno a che fare con l'identificazione del reperto, la sua acquisizione, l'analisi, la valutazione di questa analisi e infine la presentazione. Tutte e cinque sono sempre presenti, a meno che, come vi dicevo prima, l'esperto viene chiamato dopo che l'acquisizione è stata fatta. Quindi il supporto in quel caso serve solo per l'analisi. Okay? Ciò non significa che le cinque fasi non sono presenti, ma che le prime due sono state fatte da soggetti diversi rispetto all'esperto in questione. Okay? Per quanto possa sembrare banale, anche la fase di identificazione è particolarmente complessa. Particolarmente complessa perché oggi spesso e volentieri ci ritroviamo con un ammontare di informazione che è veramente enorme, enorme. Pensiamo solamente ai dati che possono essere presenti banalmente su un dispositivo mobile, sul nostro telefono o sul nostro PC di lavoro o di studio. Cioè, in realtà i dati che noi abbiamo dentro sono talmente tanti che mentre in passato si diceva, vabbè, acquisiamo tutto, poi se ne parla, in realtà oggi non è così ovvio, perché diciamo, acquisire tutto può essere anche diciamo, eccessivo. Cioè, immaginiamo, e anche qui vi riporto dei casi concreti, di situazioni per cui un'azienda venga sequestrata e chiusa per traffico illecito, che ne so, di rifiuti. Ok? Immaginiamo un'azienda con 20-30 persone che ha all'interno un sistema con 20 PC, con un qualche server, con un qualche software di gestione, eccetera, eccetera. Ha senso copiare e sequestrare tutto? In questo caso l'autorità inquirente dovrebbe riuscire a selezionare all'inizio quello che effettivamente può essere la fonte delle informazioni che servono ai fini dello scopo che si è preposto. È chiaro che c'è sempre il rischio che uno selezionando non identifichi esattamente quello che gli serve, però capite che anche una qualsiasi indagine, la più banale indagine di questo mondo, può provocare l'ingresso nel fascicolo del procedimento di una mole di dati veramente enorme, veramente enorme.
Che ne so, anche qui immaginate di dover sequestrare o comunque di avere accesso al telefono di un indagato, però magari andate a casa sua e di telefono ne trovate 5-6, perché magari sono le vecchie versioni o vecchi telefoni, ha senso acquisirli? No, sì, boh, dipende, caso per caso dipende come fare. Non solo, ma a volte durante la fase di identificazione. E qui, da questo punto di vista, il fatto che nelle slide troviate anche l'investigatore, ok? È importante perché spesso può essere utile identificare delle informazioni non digitali che però servono per accedere ai sistemi, banalmente le password, ok? Sappiamo tutti come anche gli stessi telefoni, gli smartphone di ultima generazione, comunque presentano dei sistemi di sicurezza abbastanza forti, per cui in alcuni casi riuscire a recuperare le password diventa fondamentale. Perché se l'utente, l'indagato, non ce li vuole dare, non collabora, non lo si può costringere, come avviene nei film. Okay, quindi bisogna trovare un modo per farlo. Quindi la fase di iniziale identificazione di cosa serve per l'indagine può essere importante. Quando è il caso, può essere utile che il tecnico si interfacci con il committente. Cioè, committente io intendo sia l'eventuale avvocato della parte che stiamo difendendo, sia il PM nel caso in cui sia possibile, sia il giudice nel caso in cui questo venga dal giudice. Questo perché c'è sempre una qualche necessità di confronto tecnico, nel senso che in questa fase, quindi siamo nella fase ancora in cui spesso e volentieri neanche esattamente sappiamo cosa andare a cercare. Però se diciamo, i committenti si confrontano con i tecnici magari possono aiutarli ad individuare che cosa è importante acquisire o meno. Vi faccio un esempio su questa parte. Immaginiamo di voler essere interessati alla messaggistica istantanea, che ne so, tramite WhatsApp o Telegram di un soggetto. È chiaro che l'idea di massima è quella di andare a sequestrare il telefono e cercare di entrare nel telefono e acquisire queste chat. Noi tutti sappiamo oggi, noi tecnici quantomeno, che buona parte delle informazioni che sono presenti sul telefono in realtà hanno una controparte digitale sul cloud. Quindi io a sistemi di messaggistica, quale Telegram, WhatsApp e non solo, o Facebook per esempio, Messenger, posso accedere anche via web. O comunque non è il telefono che mi limita l'accesso alla messaggistica. Quindi se io sequestro il telefono, ok, devo stare attento che se c'è qualcosa di importante. Per qualche motivo io poi non riesco a leggere il telefono perché è criptato, perché è chiuso, perché non ho la password, perché boh, ci possono essere mille problemi sull'acquisizione mobile che poi vedremo. C'è una controparte sul cloud, okay? Ma quella controparte sul cloud, se io non metto in atto delle procedure che impediscono al soggetto di cancellarle, mi perdo anche quelle. Mi perdo anche quelle. Quindi queste, diciamo, fra virgolette, sottigliezze tecniche, non è detto che il committente, che può essere un PM, può essere un giudice, può essere l'avvocato, li conosca fino in fondo. E quindi lì sì che interviene il tecnico e suggerisce cosa fare. Anche di questo ne parleremo perché, diciamo, casi ne abbiamo tanti a disposizione come esempi, però può essere fondamentale. Una volta identificato che cosa va acquisito, e finalmente diciamo, cominciamo a mettere in campo un po' di forza lavoro e quindi procediamo alla copia. Allora, come fare questa copia? È importante che non si perda, come dicevamo, nulla, nulla.
non si perda nulla e soprattutto si garantisca il fatto che il reperto originale non venga assolutamente manipolato o alterato. Quello che vedete su questa slide qui è un dispositivo hardware che viene chiamato write blocker. Un write blocker è un dispositivo che consente la copia di un dispositivo sorgente senza alterarlo, nel senso che vi è un blocco hardware che impedisce al dispositivo sorgente di essere alterato, cioè viene aperto in sola modalità lettura. Okay? È un blocco hardware e quindi sostanzialmente è l'hardware stesso che mi garantisce questa cosa qua. Ovviamente lo si può fare anche via software, esistono delle distribuzioni Linux di cui accenneremo che consentono in pratica di montare un disco in modalità lettura e che quindi mi impediscono fisicamente anche in questo caso di accedere al disco. In questo modo riesco a fare e voglio fare, e si intende fare, quindi per copia forense si intende questo, un clone. C'è una copia bit a bit, quindi la stessa cosa, del dispositivo sorgente. Bit a bit significa che io copierò tutti i settori e tutte le tracce, sia quelle che contengono dati, sia quelle che il file system mi fa apparire essere vuote, e dopo vi dico perché. Okay? Questa operazione è di natura, ricordatevi questo termine, ripetibile. Proprio perché non prevede l'accesso e quindi l'alterazione del dato di partenza, è di per sé un'operazione che, se fatta bene, è un'operazione safe, sicura, perché non altera il dato. Okay? Chiaro che in funzione della quantità di dati da acquisire, questa operazione può chiedere anche tempi importanti. Tempi importanti. Per cui va fatta nella maniera più, fra virgolette, anche veloce se possibile, perché nel caso di server aziendali io non posso, diciamo, non posso permettermi di spegnere dei sistemi, o nel caso di sistemi di videosorveglianza non posso permettermi di spegnere un sistema di videosorveglianza di una banca, per esempio, per acquisire il sistema. Okay? A differenza del passato, teoricamente questa operazione potrebbe anche essere fatta in loco, cioè io con l'autorizzazione dell'autorità inquirente, del PM, posso teoricamente eseguire questa operazione in loco, quindi non ho bisogno fisicamente di asportare il dispositivo e quindi sequestrarlo, potrei, diciamo, teoricamente farlo sul posto, quindi staccare l'hard disk dai dispositivi, copiarlo e rimetterlo a posto. Okay? Devo dire che questa cosa raramente si fa, però è tecnicamente possibile. In questa slide si parla pure di immagini bit a bit compresse. Questa cosa è una contraddizione o no? Cioè, secondo voi è possibile fare una copia di un hard disk comprimendolo? Qualche risposta in chat? Ok. Allora, se non si ha perdita di informazione è possibile. Esattamente. Cioè, se l'operazione è lossless, cioè se io applico un algoritmo di compressione che non mi quantizza il segnale, lo potrei pur fare, lo potrei pur fare. Devo dirvi che non lo fa nessuno. Cioè, la prassi comune, proprio per evitare obiezioni anche stupide, che però possono essere presenti, e come vi raccontavo poi alla fine, nel momento in cui ci si confronta fra tecnici, ci si trova ad affrontare anche attacchi di tipo banali come questo, per evitare il problema, visto che tutto sommato il costo
diciamo, della memoria di massa per realizzare questo tipo di cose non è eccessivo, si preferisce non utilizzare compressione. Okay. E quindi di solito non lo si fa, di solito non lo si fa, però è possibile farlo, è possibile farlo. Ok, ovviamente la maggior parte delle considerazioni che facciamo si riferiscono ad hard disk, ma tutto ciò che sto dicendo riguarda tutto ciò che ha a che fare con dei dati. Quindi può essere una chat di WhatsApp, possono essere delle email, possono essere dei video, possono essere delle immagini, i dati in sé, ma anche il dispositivo può essere che ne so, una SanDisk di un telefono, può essere un hard disk di un PC, come può essere una memoria di massa di una videocamera, cioè ovunque ci sia dei dati da acquisire, tendenzialmente io vado a fare una copia bit a bit, può essere un CD o un DVD, può essere ovunque ci sia una memoria da acquisire, può essere, diciamo, la memoria di massa di un sistema automotive, può essere la memoria di un drone, insomma, diciamo, la fantasia non ci deve mancare in questo senso. Ovviamente in ogni caso io vado a cercare di farlo nella maniera più pulita. Come la devo fare? Completa, quindi tutto, accurata, quindi devo stare attento a non combinare, a non perdermi qualcosa per qualche motivo o per trascurare qualche dettaglio, incontaminata. Cioè, devo fare in modo che possano intervenire dei fattori esterni che mi provochino dei problemi. Dei problemi. Allora, in questa slide vedete un sistema di acquisizione in cui praticamente abbiamo due hard disk, okay? Uno sulla destra e uno sulla sinistra, che diciamo vengono acquisiti, cioè uno dei due viene acquisito sull'altro. Anche qui abbiamo un dispositivo hardware a cui vengono agganciate principalmente questo hard disk, è quello da copiare fondamentalmente. È un write blocker che evita la scrittura e permette il passaggio praticamente attraverso un PC in questo caso, ma non sarebbe neanche necessario con gli strumenti di ultima generazione, la copia bit a bit di questi dati. Okay. Vedremo degli esempi pratici su questo, spero in aula, sperando che l'emergenza rientri, altrimenti diciamo, vedremo un po' come fare. Ok. Allora, termini che vengono utilizzati per questa cosa, oltre copia bit a bit, è quella, viene chiamata questa copia bit a bit anche tecnica dell'imaging, dove imaging in questo caso non ha a che fare con le immagini, ma si riferisce al fatto che io creo una copia immagine del dato di input. Perché è importante? Perché questa copia fa sì che io, diciamo, tutti i dati che ci stanno dentro li copio sia in termini di contenuto, ma soprattutto in termini di metadati. I metadati sono tutta una serie di informazioni al corredo del dato originale che in un'indagine digitale è spesso importante. Fondamentale in questa copia, un altro modo di chiamare questa copia è immagine bitstream, proprio per indicare che io copio tutti i bit corrispondenti. È importante che io copi in maniera appunto non invasiva, soprattutto anche le parti non occupate da dati di interesse. Cioè io vado a copiare anche le parti che apparentemente sono vuote. Questa cosa è importante perché ciò permette spesso di recuperare dati cancellati. Allora, questa è una slide vecchia, okay? Perché vecchia? Perché, beh, intanto lo vedete perché diciamo, i dispositivi in questione sono vecchi,
Però vi fa capire un po' qual era il modus operandi di qualche anno fa. Cioè si sequestrava tutto in un desktop, compresa tastiera e mouse, qui non c'è il monitor, ma in alcuni casi si sì, anche i monitor, con l'idea di poi offline smontare i case, prendere l'hard disk e procedere alle copie. E poi eventualmente procedere attraverso la realizzazione di copie o di copie di CD, DVD e così via. Oggi in realtà questa cosa potrebbe non essere più necessaria, nel senso che basterebbe andare a staccare gli hard disk e addirittura farli sul posto la copia dell'hard disk. Quindi diciamo questa qua ci metterei una croce sopra su questo, però insomma. Poi la prassi può a volte essere, diciamo, complicata. Allora, quello che succede è che le copie forensi, quindi quest'operazione di copia, permette di realizzare le copie forensi. L'obiettivo qual è? Che nel momento in cui ho fatto le copie, gli originali possono essere restituiti ai legittimi proprietari e da quel momento in poi può partire la fase di analisi. Ok? Proprio perché il dato digitale ha questa caratteristica di essere esattamente uguale all'originale, anche se la copia è una copia, in realtà sarà a tutti gli effetti identica all'originale, quindi il concetto di reperto primitivo viene a mancare. E quindi se l'acquisizione viene fatta correttamente ed è completa, il reperto originale può tornare ad essere, diciamo, nella disponibilità delle parti processuali coinvolte, e quindi da quel momento in poi si può lavorare senza problemi. Come vi dicevo, vengono generate anche più di una copia, nel senso che ne viene generata una e delle copie di lavoro successive, che possono essere anche date alle parti. Quindi ogni parte può avere diritto ad avere una copia di lavoro di quello che è stato sequestrato per poter a sua volta procedere all'analisi in questione. Questa modalità di lavoro è ampiamente nota, ampiamente accettata nei tribunali, quindi la si utilizza abbastanza bene. L'unico problema che si ha è che l'eventuale richiesta della copia fatta dall'autorità giudiziaria viene concessa mediante il attraverso, diciamo, viene richiesto il pagamento di una tassa, ok? Una tassa che in alcuni casi può essere anche abbastanza costosa, perché in base alle cancellerie dove si lavora, i tribunali spesso chiedono un ammontare di denaro in proporzione ai giga o alla quantità di spazio richiesta. Quindi ti rifanno una copia, ma te la fanno, diciamo, a pagamento, tra virgolette. In tutto ciò, e qui ci addentriamo un attimo su un aspetto tecnico, bisogna garantire l'integrità, cioè bisogna garantire che tutte queste copie siano, fra virgolette, effettivamente delle copie valide, ok? Copie valide. Salemi mi chiede perché si sequestravano anche le tastiere e i mouse, perché c'era una ignoranza di fondo che pens si pensava che il computer in realtà era tutto, diciamo, un'unica fonte di prova, e quindi nel dubbio anche i mouse e le tastiere venivano sequestrate. Oggi fortunatamente a questo non ci siamo più. Okay. Allora, come si fa a garantire che le copie siano effettivamente copie e siano tutte uguali? Okay. Quindi come si fa a verificare sostanzialmente autenticità e integrità dopo che siano state acquisiti? E dopo che ne vengano chieste delle copie. Allora, lo si fa tramite le funzioni hash. Quindi in pratica si utilizzano queste funzioni che consentono di avere una certificazione del contenuto. Che cos'è l'hash e come viene utilizzata? L'hash possiamo pensare che è una sorta di impronta digitale di un file, cioè è una stringa di lunghezza finita, tipicamente non superiore a
512 bit di solito, che consente di associare quella stringa a un dato contenuto. In pratica quello che si fa, alcuni di voi l'avranno già visto diciamo, durante i loro studi, si applica una funzione che appunto viene chiamata funzione di hash, che in qualche modo applica un algoritmo che consente di, per ciascun contenuto, qualunque esso sia, di qualunque grandezza esso sia, di generare una lunghezza di stringa di dimensione finita che ne identifica univocamente il contenuto. La cosa interessante è che, a differenza di quello che si può immaginare, questo concetto, che è un concetto dell'informatica non banale ovviamente, è stato introdotto nel nostro ordinamento addirittura nel 1999. E quello che trovate qui è l'estratto del DPCM, quindi un decreto della Presidenza del Consiglio, che ne certifica, che ne introduce l'utilizzo all'interno del nostro ordinamento. La definizione è quella che trovate qui, quindi è l'impronta di una sequenza di simboli binari, è una sequenza di simboli binari, quindi stiamo parlando di che cos'è il digest, di simboli binari di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima, quindi all'insieme dei simboli, di un'opportuna funzione hash. Quindi significa che noi abbiamo una sequenza di simboli binari a cui applichiamo una funzione hash e questa ci restituisce una sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita. Ovviamente affinché questa funzione possa essere utilizzata per la verifica dell'integrità è necessario che non si possa fare il contrario, okay? E che le collisioni siano sostanzialmente impossibili o pressoché impossibili. Cioè significa che una funzione che in una direzione, dato un insieme di dati, mi restituisce una stringa, ma il viceversa non sia possibile farlo, comunque non è possibile farlo, e che le collisioni, cioè il fatto che mi venga tirato fuori un numeretto da due fonti diversi, sia da un punto di vista matematico molto difficile che si realizzi. Volendo essere un po' più tecnici, in un linguaggio tecnico diciamo che una funzione hash è una funzione non iniettiva, quindi non invertibile, che mi permetta di in qualche modo estrarre delle proprietà particolari che mi consente quindi di avere una sorta di summary di un dato. E la cosa importante è che sia questa cosa avviene a prescindere dalla grandezza del file. Quindi in pratica quello che succede è che io ho un dato acquisito, ho fatto una copia forense, che può essere 1 giga, 2 giga, 100 giga, 1 mega, applico un algoritmo di hash, questo algoritmo di hash restituisce una sequenza di bit finita. Questa sequenza di bit finita è univoca rispetto a quel contenuto. In pratica quello che succede è che ogni qualvolta io faccio una copia, per essere sicuro che la copia sia esattamente uguale all'originale, riapplico la stessa funzione di hash e confronto le stringhe. Se le stringhe sono uguali, sono sicuro che la copia è andata a buon fine. Quelle che vedete in questa slide sono un po' le diciamo, proprietà che la funzione hash tipicamente ha nelle applicazioni crittografiche, che ci consente sostanzialmente di dire che da un lato non è possibile risalire al contenuto originale a partire dall'hash che noi abbiamo, okay? Dall'altro è impossibile o comunque computazionalmente intrattabile, notate proprio il termine, andare a trovare un input che sia in grado di generare a partire da quell'algoritmo un hash uguale a quello dato, okay? Ed è molto difficile che una coppia di stringhe restituisca lo stesso hash. Quali sono questi algoritmi che si utilizzano, che sono algoritmi che in ambito diciamo, di sicurezza, in ambito di crittografia sono molto utilizzati, ma che vengono utilizzati anche qui. Uno abbastanza famoso è l'MD5 o MD5 in inglese,
che sta per Message Digest Algorithm 5, che è stato tirato fuori addirittura nel 1991 da Rivest, che è un crittografo famoso, e che ha la caratteristica di, dato una qualsiasi input, di tirare fuori sempre una stringa a 128 bit. Ok? Ora vi faccio vedere degli esempi. Quello che succede è che, dato quindi un input, io applico l'algoritmo MD5, che è abbastanza veloce, e che mi restituisce una stringa a 128 bit. Di solito questo era giudicato, diciamo, una modalità abbastanza sicura per tirare fuori, diciamo, una stringa di integrità, però si è visto che oggi esistono delle risorse che permettono in qualche modo di invertirla, questa funzione hash, e quindi non è più così usato. O comunque il fatto che un'altra cosa che si possa fare abbastanza, diciamo, comunemente, che è quello di riuscire a creare delle copie di dati che tirano fuori lo stesso numero, lo stesso valore, lo rendono in qualche modo, da un punto di vista, diciamo, dell'utilizzo, un po' meno performante. Okay? Adesso vi faccio vedere degli esempi subito dopo, appena finiamo. E allora, diciamo, le varianti che oggi vengono utilizzate, piuttosto che le MD5, sono per esempio l'algoritmo SHA, okay, che è stato tirato fuori dall'NSA, la National Security Agency, nel 93, che ha il vantaggio di indicare una famiglia di funzioni, ok? In particolare, vedete, abbiamo SHA-1, SHA-224, bla bla bla, e che in pratica il numeretto associato a, come suffisso all'algoritmo, mi indica la lunghezza della stringa generata. Okay? Ovviamente più è lunga la stringa, più è difficile, tra virgolette, per un ipotetico attaccante riuscire a invertirla o a generare delle collisioni. Okay? Dicevamo, ovviamente, diciamo, come viene utilizzato questo hash? In pratica, a questo punto penso lo vedremo la prossima volta. Quello che succede è che io posso applicare, dare in input a una funzione di hash un dato, un insieme di bit, e questo mi restituisce una sequenza di bit. Nel momento in cui l'input è sempre uguale, l'output sarà sempre uguale, quindi questo mi garantisce che il processo di copia è andato a buon fine. Qualora il processo di copia non fosse andato a buon fine, quello che succede è che anche un solo bit di differenza rispetto alla copia iniziale mi fa cambiare il valore di hash corrispondente. Vi faccio vedere, vediamo se ci riesco, un esempio al volo. Ok, vediamo se ci riesco. Allora, vediamo un attimo. Allora, state vedendo sempre il mio desktop. Chiudiamo questo desktop, vediamo se ci riusciamo. Allora, supponiamo che io su questo desktop adesso mi genero un file di testo, okay, che lo chiamo prova forensics, ok. Lo apro ok, me lo riporto qui, quindi un file di testo comune, okay? E ci scrivo qualcosa, e ci scrivo oggi prima lezione
online di digital forensics. Ok, e me lo salvo. Ok, lo chiudo. Quindi a questo punto questo file, a tutti gli effetti, è un file digitale con una sua certa dimensione e le sue caratteristiche, i suoi metadati e tutto quello che vogliamo. Ci siamo? Allora, adesso cosa posso fare? Posso cercare di calcolarmene l'hash. Quindi vediamo un po' se ci riusciamo. Allora. Quindi è un file a tutti gli effetti, ha i suoi bit, eccetera, eccetera. Ecco qua. Scusate, vediamo se ci riusciamo. Io sul mio PC ho installato un softwareino che mi consente dal menu contestuale, anche se in questo momento il mio PC sta andando in tilt, non capisco perché, di applicare eventuali funzioni hash. Vediamo che. Un attimo, perché? Allora, vediamo. Arriva. Ok, il problema è che nell'altra finestra mi è partito l'antivirus. Allora, se vedete qui al menu contestuale, io ho aggiunto delle possibilità relative al fatto che posso calcolare dei valori di hash. E vedete, diciamo, questo software che ho installato, che non mi ricordo come si chiama, ma ne esistono tantissimi in rete, mi consente di calcolare l'MD5 piuttosto che lo SHA, piuttosto che quest'altro codice qui. Per esempio, prendiamo lo SHA-1. Se io mi calcolo questo valore, questo software mi restituisce una finestra dove mi dice che questo file provaforensics.txt, in base al contenuto, okay, ha una stringa di hash che è uguale a questa qui. Okay. Adesso io me lo copio nella clipboard, mi genero un nuovo file di testo. Hash numbers, me lo apro. Professore, scusi se la interrompo, però noi lo schermo lo vediamo a scatti. Okay, ma sono io che mi sto muovendo a scatti, eh. No, noi proprio vediamo le cose a saltare, cioè abbiamo saltato un passaggio dopo che ha fatto l'hashing. Allora, dopo che ho fatto l'hashing, ho copiato il numero che mi tirava fuori il software e adesso lo sto incollando per farvelo vedere un po' meglio. Adesso lo vedete? Cerco di andare più piano, così. Adesso che cosa faccio? Riprendo lo stesso file di prima, che si chiamava Prova Forensics. Mi sto facendo una prova stupida. Cancello il 3, quindi sto cambiando un carattere del file in questione, lo risalvo. Okay. Quindi risalvo il file dopo che ho cambiato un carattere. Adesso riprendo il file, ve lo dico a parole così, diciamo, non sto facendo niente di che. Col menu contestuale mi ricalcolo il valore
del hash che viene calcolato in maniera veloce da questo software, quindi il valore SHA-1 è questo qua, me lo ricopio sulla clipboard e me lo vado a incollare qui. Ho cambiato un bit, spero che adesso si veda, e la stringa finale che mi tira fuori l'algoritmo SHA-1 è cambiata totalmente. Quindi è bastato cambiare un bit per avere un numero SHA, in questo caso un carattere, quindi era più di un bit, completamente diverso. Questo è in generale quello che fanno gli algoritmi di hash. Okay? In pratica, indipendentemente dal contenuto, in questo caso era un file di pochi byte, ma fosse stato anche un contenuto di diversi giga, sarebbe stato comunque diverso. Diverso. Allora facciamo così, visto che questa parte non si è vista, aggiungo questa considerazione nelle slide che poi vi metto a disposizione, così alla fine lo riuscirete a capire. Comunque quello che ho fatto è stato creare un file di testo, applicare un algoritmo di hash che mi ha dato un codice, allo stesso file di testo ho cambiato un carattere, ho applicato di nuovo l'algoritmo di hash e il numeretto finale è stato diverso. Era una sorta di dimostrazione del fatto che l'hash file è sensibile al contenuto. Okay. Torniamo alle slide. Allora, quindi questo è un meccanismo abbastanza diffuso e consolidato per la verifica dell'integrità. Cioè le copie e sono valide ad uso forense se i corrispondenti numeri hash sono uguali. Okay? Quindi una qualsiasi relazione tecnica che abbia a che fare con copie forensi non può, lo dico sottolineato, non può non presentare in premessa durante l'acquisizione il numero hash corrispondente ai dati che io sto acquisendo e che sto analizzando. Non solo, la stessa cosa deve essere fornita alla fine quando io decido di produrre un output. Cioè, cosa voglio dire? Nel caso delle immagini digitali, io acquisisco un hard disk contenente dei filmati video e quindi durante l'acquisizione ne faccio la copia forense, mi genero i numeri di hash e li metto nella relazione. La mia analisi consiste nel elaborare questi video, migliorarli, tirare fuori, che ne so, dei numeri di targa, migliorare i dati, eccetera, eccetera. Otterrò dei dati di output. Questi dati di output vanno commentati, ovviamente, ma allegati alla relazione tecnica come output del processo, ma per ognuno di questi dati di output va calcolato il corrispondente numero hash, in maniera tale che successivamente, se le parti, qualcuno volesse, diciamo, contestare o certificare o ripetere gli esperimenti, lo può fare e quel numeretto è a garanzia di tutti. Quindi è, diciamo, l'hash che, fra virgolette, è l'alleato principale per la cura e la gestione della catena di custodia. Ok? Ci torniamo su queste cose, ci torniamo. Completiamo questa lezione con gli altri tre passaggi, che sono una, l'analisi. Ok? Ovviamente l'analisi va fatta sulla copia che abbiamo ottenuto, che adesso deve essere fatta, sappiamo essere integra, sappiamo, siamo sicuri che non presenta problemi. Ma attenzione a ciò che è scritto in rosso, deve essere riproducibile. Cioè significa che tutte le operazioni che io faccio, risposta errante è sì, l'hash calcolato ad ogni file acquisito, o meglio, lo si può fare a tutto l'hard disk e siamo sicuri, però diciamo, se poi lavoro sui singoli file è meglio farlo sui singoli file. Il processo di analisi va documentato in maniera tale che, immaginatevi la parte
che poi diciamo, si legge la vostra, il vostro lavoro, deve essere in grado di riprodurre tutta l'analisi che avete fatto e quindi deve essere riproducibile. Quindi se non sono presenti dettagli sul processo di analisi, l'analisi non è fatta bene, perché significa che nasconde qualcosa. Al solito, facendo riferimento alle immagini digitali, se io analizzo un'immagine e applico, che ne so, una funzione per il miglioramento del contrasto, nel mio report devo scrivere quale funzione di miglioramento del contrasto ho applicato e con che parametri, okay? In maniera tale che la parte possa poi ripetere e verificare che quello che ho fatto è un'operazione lecita. Andiamo avanti, subito dopo l'analisi c'è la fase di valutazione, ok? Ovviamente analisi e valutazione dipendono dal quesito, cioè il quesito è quella, la parte che deve guidare il consulente. Se mi viene chiesto di individuare un numero di targa, mi concentro sul numero di targa. Se mi viene chiesto di analizzare i messaggi da soggetto A a soggetto X, mi devo mettere in campo tutte le operazioni per valutare quello che viene fatto. Allora, nelle slide si parla di sostenere e evidenziare elementi a favore o a sfavore dell'eventuale tesi o delle proprie tesi che man mano che uno analizza i dati mette in campo. Ora qui devo spendere due parole sul concetto di etica del consulente. Ne abbiamo accennato la volta scorsa. Cioè il consulente non deve essere forzato a valutare il dato nell'ottica della parte che gli ha commissionato il quesito. Okay? Perché questa cosa ovviamente non porta da nessuna parte. Soprattutto perché diciamo, il consulente non lavora da solo, ma verrà sottoposto al fuoco incrociato dei consulenti avversari. Okay? È importante che questo processo di analisi venga fatto nella maniera quanto più rigorosa e asettica possibile. È ovvio che la parte che ci ha commissionato il quesito si aspetta, fra virgolette, di trovare degli elementi accusatori, e quindi nel caso che sia un altro, il PM, o degli elementi diciamo a supporto delle tesi difensive, d'accordo? Però nel fare questo lavoro non si può far finta di non vedere le cose che non ci servono, non ci interessano. Quindi il confine tra dire le cose e non dirle, o dirle al contrario, spesso diciamo è un confine labile, però è importante che se per dirvi diciamo il numero di targa dell'automobile che stiamo cercando non si vede, perché non si vede, è inutile dire che c'è e che fra virgolette è visibile, perché diciamo il consulente dall'altra parte ovviamente diciamo ci smonterà immediatamente. Se il volto del soggetto indagato nell'immagine di videosorveglianza non è chiaro, e anche applicando tutti gli algoritmi di questo mondo non si riesce a identificare un tratto distintivo del volto, non si può forzare la mano in una consulenza dicendo che sì, che emergono degli elementi di compatibilità rispetto all'indagato, e viceversa. Quindi diciamo non bisogna abusare della propria posizione di tecnico per portare avanti delle tesi che poi non sono difendibili. Infine, l'aspetto che forse fra tutti non ci crederete, ma è quello più difficile, è l'aspetto legato alla presentazione dei risultati. Presentazione dei risultati che va fatta spesso in una doppia veste. Una prima veste che è quella documentale, in cui io appunto scrivo in una relazione tecnica tutto ciò che è stato fatto, come è stato fatto, quali sono le evidenze che sono il frutto dell'analisi e che significato hanno, ma soprattutto, come vi dicevo la volta scorsa, diventa complicato adattare la modalità di presentazione al linguaggio del giurista o comunque dei non addetti ai lavori. Faremo proprio una lezione su come che cosa si redige, come si scrive un rapporto tecnico,
Perché vi farò vedere che spesso e volentieri possiamo addirittura all'interno del rapporto tecnico distinguere varie parti e queste parti in qualche modo sono quelle che si leggeranno i vari attori. Cioè la parte tecnica verrà analizzata e letta dal tecnico della parte avversa, la parte diciamo, che ha a che fare con quesito, quindi cosa vi viene chiesto e conclusioni, e invece la parte che viene letta dagli attori non tecnici. Quindi in entrambi i casi, in entrambe le parti, bisogna assicurare la massima cura nella redazione del rapporto. Non dimenticandoci che a seconda del momento in cui l'esperto viene chiamato a dare il suo giudizio, questa presentazione dei risultati può anche essere orale. Significa che il consulente viene chiamato in dibattimento e a subire, tra virgolette, la richiesta di chiarimenti tecnici dalle parti. E in quel caso le parti si intendono sia la parte per il quale si è lavorato, quindi l'accusa, la difesa o il giudice, sia le altre parti, ok? Che avranno tutto l'interesse tecnico a avere chiarimenti, ma soprattutto a smontare, ove possibile, le conclusioni a cui si è arrivati nel proprio lavoro, cercando di mettere in evidenza ciò che magari noi abbiamo cercato di mettere sotto al tappeto, okay? Per questo è importante essere quanto più precisi e onesti possibili, perché diciamo, nel momento in cui bisogna affrontare, fra virgolette, una sorta di controinterrogatorio, a tutti gli effetti è come se fosse il consulente tecnico, diventa un teste, quindi un testimone tecnico, e che quindi può essere diciamo, frutto di interrogazione, tant'è che in un procedimento penale, anche il consulente tecnico giura di dire sostanzialmente tutto ciò che di non mentire, tra virgolette, ed è quindi soggetto anche a eventuali, diciamo, procedure nel momento in cui dovesse in qualche modo cercare di ingannare la corte, tra virgolette. Va bene, quindi io direi che oggi, come primo esperimento, ci possiamo fermare qui. Se ci sono domande su questa parte al volo, sulla chat, scrivetele e proviamo a rispondere. Allora, penso che tutto sommato stia funzionando abbastanza bene, a parte qualche problema col desktop. Adesso, appena io chiudo la registrazione, vi chiedo di uscire tutti dalla riunione in maniera tale che la registrazione possa andare avanti. Se tutto va bene, nello stesso canale troverete il file, con la registrazione che sarà disponibile per tutti. Altre richieste non ne ho. L'unica cosa che vi chiedo prima di chiudere è fatemi sentire che ci siete, così almeno non ho l'impressione di dover parlare solo col muro, con lo schermo, e ci vediamo la prossima volta, che sarà giovedì 12, sempre alle 8:30. Va bene? Quindi speriamo di vederci di persona presto, però intanto ci diamo appuntamento a giovedì prossimo. Alla prossima!